professor Giulio Mascaretti, docente di ginecologia e ostetricia dell'Università dell'Aquila. Cosa intendete portare con questo corso di formazione in medicina della riproduzione e diagnosi prenatale nel capoluogo? Innanzitutto dei relatori di fama internazionale e quindi un corso di formazione ad altissimo livello, come spero ne seguano altri, dove c'è stato un impegno molto importante dell'Università, dell'Ospedale dell'AFL e anche di una struttura privata. Questo per sottolineare come è possibile fare delle cose ad alto livello dal punto di vista didattico e portare know-how sul nostro territorio che ne ha veramente bisogno, considerato che siamo in una fase di ricostruzione e di ripartenza. Quindi la novità è questa, diciamo, volontà forte della ripartenza della cultura classica proprio dell'Aquila. Senta, procreazione assistita, diciamo, è un tema attuale e dibattuto, ci dica qualcosa? Certo, ma basta ricordare la relazione che ha fatto il ministro Lorenzin ultimamente, e ha parlato di 700.000 coppie in attesa di essere trattate, così come ha sottolineato un po' la carenza della regione Abruzzo su questa problematica. Noi vorremmo fare in modo che la regione Abruzzo sia e arrivi a livello delle regioni trainanti e che sia forse la regione dove le liste d'attesa vengano abbattute, proprio per permettere a quel numero elevato di coppie che hanno voglia e necessità di essere trattate. Cosa ne pensa di questi genitori nonni, se vogliamo, in riferimento a uno degli ultimi casi recenti in cui è stato tolto il bambino a una coppia che con la procreazione assistita in età avanzata aveva avuto la gioia, ecco, di diventare genitori? Ma è un problema che è molto dibattuto, quindi è difficile poter parlare da una parte o dall'altra. E il discorso dell'età è sempre un discorso che deve essere preso, però poi ogni caso deve essere studiato sia singolarmente che con la coppia. Il SISMER cos'è? Il SISMER è un ambulatorio chirurgico che si interessa in maniera particolare della PMA, ecco perché è intervenuto nel corso. È un network europeo sostanzialmente, e la sigla completa è SISMER Servizi Abruzzo, proprio per sottolineare il know-how che i centri SISMER hanno nella loro attività medica chirurgica, però nell'ambito della realtà abruzzese. Quindi con questo centro, con questo ambulatorio di chirurgia giornaliera, noi vogliamo andare a coprire delle lacune, come ha detto d'altronde la ministra Lorenzin, per quanto riguarda la PMA. Bisogna considerare che attualmente il SISMER, la sede centrale del SISMER, diciamo, io parlo del network, quindi la sede centrale, ha bibliografia il 46% di gravidanze da PMA, cioè da procreazione medicalmente assistita. È una delle più alte al mondo, ecco perché abbiamo voluto, in collaborazione con questo centro di cui il professor Gennaroli è l'anima ispiratrice, abbiamo voluto utilizzare questo network con la speranza di arrivare anche noi a delle percentuali di livello, speriamo 46%, ma di livello per le coppie che poi usufruiranno dei servizi del SISMER Servizi Abruzzo. Professor Masciocchi, le novità di questo convegno all'Aquila? Sì, diciamo che l'interesse è multiplo e particolarmente ampio. Ci sono proprio degli aspetti molto, molto particolari, uno del mio settore, cioè quello della radiologia, e cioè l'impiego di alcune tecnologie modernissime nel ridurre o nel distruggere completamente i fibromuterini, che sarà proprio la prima seduta scientifica, la prima sessione scientifica che si farà. Questa nuovissima tecnica messa a punto qui all'Aquila in collaborazione fra la radiologia e la ginecologia e il professor Mascaretti
è una tecnica che viene utilizzata in pochi centri in Italia, sono solamente 4, e ha dei risultati clinici molto interessanti. Noi applichiamo questa tecnica dal lontano 2011 e abbiamo avuto dei risultati eccellenti verificati nel tempo, quindi stiamo andando avanti in questa direzione, una direzione importante perché può essere utilizzata non solo per ridurre i fibromi o farli scomparire completamente nelle donne anche in età avanzata, ma soprattutto consente e collabora nel rendere fertili quelle donne che per la presenza di un fibroma non riescono ad avere gravidanze. Quindi è un settore dove noi ci stiamo dedicando molto con ottimi risultati.